ci troviamo appunto con iniziative come questa del Piano Giovani in qualche modo a vedere, che è nato, se vogliamo, in maniera non così programmata, ragionata, ma è nato sostanzialmente perché i territori nella nostra regione, particolarmente i comuni, hanno deciso di aderire ad un programma dell'Unione Europea. Guardate che non è che dobbiamo andare tanto lontano quando pensiamo a queste cose, e prima di fare dei voli di fantasia io dico sempre meglio guardare cosa ci dicono di fare. L'Unione Europea ha lanciato 2 anni fa questo patto dei sindaci con l'idea di dire alle singole comunità, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, dovete fare un piano d'azione che ciascuno di voi ci metta un po' dentro quello che vuole sostanzialmente. L'importante è raggiungere determinati obiettivi. Sappiate che questo piano d'azione comporta un ripensare l'economia a livello locale in una maniera nuova, chiamiamola green per comodità, e che l'Unione Europea vi aiuterà a fare questo. Quindi la prima molla per cui tutti hanno aderito, da Genova agli altri 25 comuni del territorio più gli altri 35 dello Spezzino, è stata quella di dire: se facciamo così magari ci arrivano dei soldi. Sta di fatto che Genova, non contenta, poi ha fatto appunto uno sforzo ulteriore di darsi come obiettivo non il 20% di riduzione delle emissioni ma il 40%, e quindi di realizzare sulla stessa falsariga con cui l'hanno fatto gli altri comuni questi piani d'azione per l'energia sostenibile. Parlo di energia, ma poi come vedete quando poi parliamo di green economy intendiamo qualcosa più ampio, ma partiamo da qua. Sostanzialmente, quali sono gli elementi di novità della proposta che poi è nata nel progetto Smart City, che è un po' quella che poi a Genova si chiama Smart City, ad Arezzano non si chiama Smart City, però a Montoggio non si chiama Smart City, ma alla fine, poi alla fine sono le stesse linee generali. Intanto quello di parlare di innovazione, cioè le cose come le abbiamo fatte ieri non si possono più fare. Poi quelle di ieri le possiamo chiamare grigie, quelle di oggi le chiamiamo verde. Sta di fatto che la prima, diciamo così, carta è stata, che abbiamo giocato, è stata quella di ripensare il modo con cui facciamo le cose. La seconda era quella di canalizzare le risorse, ce ne sono poche. Se facciamo un piano che ci dice cosa fare, i soldi li mettiamo lì e proviamo a metterli lì. Il terzo è stato quello di individuare degli ambiti ben definiti. Ha ragione qua Migliorini, il comune di Montoggio ha fatto delle scelte diverse dal comune di Arezzano. I comuni della Valle Stura, che per primi in Europa su 4.500 comuni che hanno realizzato il piano d'azione per l'energia sostenibile, hanno fatto il piano per l'energia sostenibile dell'Unione dei Comuni, hanno già identificato alcune linee di indirizzo, dove poi i temi declinati sono sempre quelli: la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, perché ragazzi da noi case non ne possiamo più fare, però il settore è in crisi, le nostre case hanno dei consumi spaventosi e con il risparmio generato si potrebbe rimettere nella filiera produttiva. Il supporto alle imprese locali, che da una parte saranno imprese di un certo tipo, in questi territori sono imprese di altro, ma il comune conosce bene le imprese che sono lì, conosce i loro bisogni. Il comune di Arezzano sta facendo le interviste a tutte le 87 aziende del suo territorio chiedendole: ma quanto la paghi l'energia elettrica? E sta uscendo che ognuno la paga in maniera diversa. Ma quanto spazio c'è per fare le energie rinnovabili? Allucinante. Ma cosa ci fai lì dentro? Hai mai pensato a efficientare? Penso al tema degli agriturismi, penso al tema delle visite. Costa mi ha mandato adesso, del Parco dell'Aveto mi ha mandato adesso, però c'è il 16, c'è a Roma un convegno, ma i parchi sono green economy. Green economy sì, in un sistema dove il territorio progetta le sue linee di sviluppo e c'è dentro l'agriturismo, e alla fine io chiudo la filiera della manutenzione, magari una manutenzione fatta da una cooperativa sociale con una piccola centrale a biomassa che mi riscalda la scuola, e il legno pregiato magari ci faccio dalla sedia a Chiavarina, ci faccio delle produzioni, magari ci faccio degli edifici in legno che da noi non si è mai pensato di fare. Allora, questo incrocio tra le filiere e i territori è la caratteristica vincente della green economy. Ma guardate che nelle 4 stupidaggini che ho detto, io ho già identificato la filiera della riqualificazione del condominio, che oggi non esiste come filiera industriale a livello nazionale. Io faccio parte del tavolo degli stati generali della green economy sull'efficienza energetica. Non lo dico io, ma il professor Degli Espinosa dice: ragazzi, in Italia c'è un settore delle costruzioni, della riqualificazione del condominio, non esiste una filiera industriale. Cioè, se oggi dovessimo pensare a 20 aziende, ci sono solo i settori di nicchia. Allora, ce l'avremo spazio qua? C-
ci saranno delle professionalità che ci si possono attaccare, delle possibilità che si possono far crescere. Sul tema della riqualificazione del condominio, della costruzione, diciamo, del nuovo secondo standard mediterraneo, noi come Liguria non possiamo pensare a intervenire su tutta la filiera, sulla riqualificazione dagli amministratori a quelli che devono fare le diagnosi energetiche. Questi sono mestieri nuovi, sono gli ingegneri, però io ho soltanto un corso da 12 persone per diagnosticatori energetici, diciamo, all'ITS di Savona, in tutta la regione. Quanti condomini ho da andarci a fare la diagnosi? Che non devo poi andarli a cercare a caso, perché le province hanno il database di tutte le caldaie che ci sono in tutti i comuni. Sono dei mestieri da ripensare, l'equivalente di ripensare il mozzo. Io devo ripensare l'idraulico, il manutentore, il termoelettrico, quello che dice ma no, non si può fare. Quelli che mi mettono il tubo della lavatrice, sempre il tubo dell'acqua fredda. Poi la lavatrice mi ci attacco la resistenza e faccio girare il contatore per scaldarla, ma se ho il tubo dell'acqua calda a casa mi ci attacchi anche un po' il tubo dell'acqua calda, che magari, ma si è sempre fatto così, ho capito, però cioè, ma queste cose, cioè, sono, le dico un po' in maniera cabarettistica, però guardate che la tristezza è questa. Allora, quindi io, vedete, il tema è quello del ragionare per fini. La logica di sistema con cui si sta muovendo la regione nel suo complesso si inserisce nell'ambito di quello che è veramente l'elemento forse caratterizzante di novità che citavo prima di Genova Smart City. Per gestire questi processi ci vuole una governance diversa. Bisogna sedere intorno al tavolo le imprese, i centri di ricerca, perché appunto citavo in Trentino Casa Clima, che sono diventati lo standard, ma loro hanno il TUS, un centro di ricerca dove io ho visto legno trasparente 2 anni fa, ce l'hanno a fianco, quindi centri di ricerca, le aziende, gli enti locali, chi si occupa di pianificazione.